Eccoci subito, prontissimi. Il Tricarico oggi è venuto a trovarci qua a RTL 102.5. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene, grazie dell'invito, dell'ospitalità e a parte la pioggia, tutto bene. Vabbè, sì. Quello voglio dire, ormai ci abbiamo fatto il callo, no? Abbiamo questa generazione e casualmente siamo noi, dico sia io che la Zac che tu della stessa generazione, cioè figli proprio dei primi anni 70 e quindi c'è questo scambio generazionale, cosa vuoi raccontare di questo? Beh, c'è con Abbracciami Fortissimo che segue a generazioni, si vuole portare avanti un po' questo nuovo lavoro che uscirà in autunno, dopo l'estate. C'è un bel team di lavoro, c'è una bella voglia di far uscire belle canzoni di primavera, dopo queste piogge, dopo questo periodo, insomma. Mm-hmm. C'è un bel team. Con Vittorio Corbissiera abbiamo prodotto delle canzoni molto belle. C'è Artist Force, c'è Ferrante, c'è Vittori, c'è un team eccezionale. Ci sono tutti i presupposti, insomma, per cui possa esserci un momento bello. Beh, sicuramente grande gioia emana anche il videoclip. Non so se ci avete seguito, ci seguite in radiovisione. Il videoclip accompagna questo singolo, no? Sì. Sono questi palloncini, questo colore, come lo possiamo definire, un ceruleo? Cos'è? Carta da zucchero. Sono stati molto bravi i ragazzi di Bendo che hanno avuto questa idea molto bella di accompagnare la canzone con queste immagini surreali, per cui c'è una bella sintonia. Mi sono trovato molto bene con loro. E poi va detto che Tricarico, oltre a essere un cantautore, è anche un artista, quindi insomma anche il visual ha sempre una parte importante, no? dei tuoi progetti. Tricarico quest'oggi ospite in The Flight. Abbracciami Fortissimo è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato in apertura e che ha una storia, se vogliamo, no? Perché parte con il racconto di quella che è una leggenda, o meglio cita una leggenda, che vorrei ci spiegassi un po'. Sì, la leggenda è inventata. Parla perché il brano inizia dicendo gli uomini devono stare con gli uomini, dovrebbero, e le donne con le donne, ma era, siccome io avevo avuto dei problemi, il mio amico ha detto gli uomini devono stare con gli, per semplificare il tutto, insomma, ci sarebbero stati meno casini, per cui era il mito indiano è stato inventato per dare poesia ad una cosa molto reale, insomma. Il brano parla di una separazione, di un amore che finisce e così, insomma. C'è molto della tua vita nelle tue canzoni, a partire da Io sono Francesco, insomma, è molto autobiografica. Quanto sì. Invece c'è della vita degli altri che tu osservi? Diciamo che finora c'è stato molto della mia vita e poco di ciò che osservavo, però poi la mia vita chiaramente è nel mondo, per cui ne è comunque legata. Credo che finora sia stato molto biografico tutto quello che ho scritto, sia un percorso molto mio per arrivare a sviluppare i miei talenti, ci pensavo oggi, insomma. Mi auguro prossimamente di essere più rivolto verso, e credo che forse ce ne sia bisogno nel panorama musicale, insomma, di tornare a occuparsi del sociale, è una brutta parola, insomma, ma del mondo, insomma. Credo che adesso il cantautorato sia molto autoreferenziano, si occupi molto, cioè, tutti questi giovani cantautori molto tristi, molto chiusi in se stessi. Di cui io sono il precursore. Insomma, ho fatto scuola. È una colpa generazionale. Sì, ma hanno esagerato i ragazzi, nel senso, credo che adesso si debba un attimo tornare a occuparsi del mondo, se serva qualcosa che unisca un po' tutti. Ci siamo tutti molto divisi. E quindi c'è grande curiosità per quello che sarà il prossimo album che tu ci hai promesso. Fine estate, sì, prima dell'autunno. Fine estate, sarà molto bello. E poi andremo anche in tour con Francesco De Gregori e lo accompagneremo in tutto questo tour estivo, sarà Caracalla, Taormina, l'Arena di Verona, ed è stato un incontro molto bello e avere la stima di De Gregori è stata una cosa che non mi aspettavo e che mi ha dato molto orgoglio. Una bella cosa, sì. Ci pensi mai a queste cose, al tempo che passa? No, mi piace che il tempo passi, non ho rimpianti, per cui più passa il tempo più sto meglio e mi fa piacere che siano passati 20 anni. E quando ti guardi indietro e ti rivedi, è il caso della radiovisione, ad esempio, appunto, in questo anno 2000, no? Cioè ti rivedi con affetto, ti rivedi simile a questa generazione?
Questa generazione, penso come tutte le nuove generazioni, quindi come tutti i giovani, sono sempre un po' presuntuosi, no? Arroganti. I giovani sono giovani, a volte troppo, però credo che noi fossimo più ci fosse più stima verso le generazioni precedenti, c'era più, ma questo in generale, c'era più un senso di rispetto di alcune cose. Forse un po' si è perso, un po' sono persi. Sono stati anni un po' difficili questi, secondo me, culturalmente, nello spettacolo, insomma, in cui si è perso un po' un filo di bellezza. Questo mi spiace, penso che ci sia un po' di non ricordare ciò che c'è stato prima, pensare che si sia inventato qualcosa quando non si è inventato nulla. Tutto si trasforma. Esatto. Allora ricordiamo che Tricarico, vabbè, sarà probabilmente ultimando anche l'album, o se l'hai già chiuso, l'hai finito, devi fare gli ultimi ritocchi. È ancora aperto, alcune canzoni sono masterizzate, però è ancora aperto, magari domani nasce un capolavoro. No, poi considerando che quest'estate la passerai con il buon De Gregori, magari vengono fuori altre cose. Un duetto. E questo sarebbe una cosa bellissima. Va bene. È importantissimo. E allora ti aspettiamo in autunno, fine estate e autunno, per sentire un po' questo nuovo capitolo, questo nuovo progetto di Tricarico. E io verrò sicuramente a presentarlo da voi. Grazie mille, un abbraccio fortissimo. Insomma, ormai un grande abbraccio fortissimo. Lo abbiamo sdoganato come un claim a Tricarico, che è stato nostro ospite quest'oggi in The Flight.